Buonasera a tutti, il mio compito è quello di portare i saluti a questa folta platea e sono veramente lieto di dare il benvenuto dell'amministrazione comunale di Scioveria Mannelli a questa seconda edizione dell'Università dell'Intelligence promossa dal Master in Intelligence dell'Università della Calabria. Mi pregio di portare i saluti dell'amministrazione comunale all'onorevole Lorenzo Guerini, presidente dal luglio 2018 del COPASIR, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che si occuperà di questa prima lezione. Precocissimo il suo impegno in politica, tanto che a 28 anni, nel 95, è stato eletto presidente della provincia di Lodi e diventò il presidente provinciale più giovane d'Italia. Saluto il dottor Paolo Messa, direttore del Centro Studi Americani, direttore della rivista Formiche, e aspettiamo il rettore, magnifico rettore Gino Miro Peclisci dell'Università della Calabria. Saluto anche il dottor Gerardo Dominianni, procuratore aggiunto della Repubblica di Reggio Calabria, tutte le autorità presenti in sala, tutti gli appassionati e gli studenti. Saluto doverosamente e ringrazio Mario Caligiuri del Master in Intelligence della Università della Calabria per queste grandi e belle opportunità che dà alla nostra città. E mi scuso se ho dimenticato qualcuno che è presente in sala. L'intelligence è lo strumento di cui lo Stato si serve per raccogliere, custodire e diffondere ai soggetti interessati, siano essi pubblici o privati, le informazioni rilevanti per la tutela della sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e delle imprese. L'intelligence svolge pertanto un ruolo fondamentale per tutti noi ed è imprescindibile, per il quale si serve di professionalità proveniente da ambienti diversi che agiscono secondo peculiari procedure volte a salvaguardare la riservatezza degli operatori e delle loro attività. E da questo anno accademico all'Unical l'intelligence è diventato un corso di laurea, forse il primo in Italia, mi corregga il professore Caligiuri. Grazie all'impegno e alla perseveranza dello stesso e del suo Ateneo, che hanno perseguito questo scopo con coraggio e determinazione. E considerato che oggi viviamo in una società dove le informazioni hanno inflazionato ormai la nostra mente, c'è bisogno di capire bene e meglio dove risiedono la verità e dove le apparenze fanno bella mostra di sé nel tentativo di ingannare gli ascoltatori con il solo fine del profitto di pochi. Quindi il discorso comincia a farsi complesso e quindi abbiamo bisogno sempre di più di esperti provenienti dal mondo accademico per gestire questo ginepraio. Quindi io finisco, auguro a tutti voi una buona serata, un piacevole ascolto e passo la parola al professore Mario Caligiuri. Molto rapidamente, signor Sindaco Siriani, signor Rettore dell'Università della Calabria Crisci, signor Presidente del COPASIR Lorenzo Guerini, benvenuto, onorevole Demetrio Battaglia, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Reggio Calabria Gerardo Dominianni, signor Capitano della Compagnia di Soveria Mannelli Zangla, signor Direttore del Centro Studi Americani Professor Paolo Messa, signor Presidente del Consiglio Comunale di Soveria Mannelli Angelo Siriani, signor Professor Florindo Rubettino, editore, consigliere comunale, docente dell'Università del Molise, e sacerdote Don Roberto Tomaino, autorità, signore e signori. Dobbiamo capire dove stiamo andando con così tanta fretta.
il ruolo degli intellettuali è quello di ridurre la complessità. E in questo quadro la materia inconsueta come l'intelligence rappresenta una possibilità. L'intelligence non è una brutta parola, ma è un metodo di trattazione delle informazioni che usano tutti. Le persone, per cercare di superare la società della disinformazione nella quale siamo totalmente immersi. Le aziende, per poter competere in maniera adeguata nella globalizzazione, dove non ci sono paesi amici e nemici, ma tutti concorrenti, gli stati, per garantire il benessere e la sicurezza nazionale. Oggi siamo totalmente invasi dalle fake news e tutto, praticamente tutto, è disinformazione. Diceva Jean Le Carré, oggi viviamo in un'epoca di straordinario autoinganno, dove la realtà sta da una parte e la percezione pubblica della realtà esattamente dall'altra. L'intelligence probabilmente può essere la chiave per distinguere il vero dal falso, la verità dalla menzogna e tra l'altro in un contesto in cui la verità diventa un'opinione. Oggi viviamo nella società della disinformazione che si materializza esattamente in due modi. Il primo attraverso l'eccesso dell'informazione, che è una forma di censura, e in secondo luogo dal basso livello di istruzione sostanziale. Tullio De Mauro ci ricordava che il 76% degli italiani non sanno interpretare una semplice frase nella nostra lingua. Sono poi le stesse persone che lavorano, che consumano, che votano. L'intelligence noi vogliamo che diventi una disciplina scientifica, come punto d'incontro delle scienze, sia umane e non umane. Non a caso il Mossad attualmente sta assumendo contemporaneamente hacker e laureati in filosofia. Quello che stiamo realizzando stasera è un progetto culturale e civile che l'Università della Calabria ha avviato fin dal 1999, con dei corsi collegati con la comunicazione pubblica. Nel 2002 abbiamo sviluppato poi una collana editoriale tramite la Rubbettino Editore, il cui primo volume fu quello del presidente Cossiga Abbecedario, che lui firmò come dilettante, nel senso, caro Lorenzo, che l'aveva scritto per diletto. Nel 2007 abbiamo avviato il primo master in un'università pubblica italiana, con Cossiga, presidente del comitato scientifico, e nel corpo docente l'attuale presidente della Repubblica Mattarella, e le lezioni vennero concluse dall'allora direttore del SISDE, attuale capo della polizia, Gabrielli. Nel corso degli anni abbiamo avuto come docenti ministri, e salutiamo il magnifico rettore della Sala Calabria che ci ha raggiunti. Magnifico. Magnifico, su tua indicazione ci siamo permessi di iniziare. Allora, tra i docenti abbiamo avuto ministri ed ex ministri, da Paolo Savona a Marco Minniti a Giulio Tremonti, direttori delle agenzie, Vittorio Stelo, Nicolo Pollari, Ramponi, docenti universitari come Roberto Baldoni, Roberto Cingolani, Alberto De Toni, attuale segretario della CRUI, Eugenio Morozov, Derek De Kerkove e Giorgio Galli, prefetti della Repubblica come Carlo Mosca, Marco Valentini, Luigi Varratta, magistrati come Rosario Priore, Nicola Gratteri e Stefano D'Ambruoso, giornalisti come Paolo Messa, come Lucio Caracciolo e Andrea Cangini, funzionari dello Stato come Giuseppe Scandone e Alessandro Ferrara, che è qui insieme con noi e che domani terrà la seconda lezione dell'Università d'Estate. Nel 2008 abbiamo avviato il primo centro studi sull'intelligence si sia sviluppato in un'università italiana. Nel 2009 abbiamo sviluppato con la Rubbettino Editore una collana editoriale collegata con l'università, dove abbiamo collegato l'intelligence con l'Andrangheta, col sistema penitenziario, con la portualità, con la Via della Seta, con le scienze umane, con la ricostruzione storica, da Cossiga a Moro. E poi
un libro riassuntivo curato con Marco Valentini sul lavoro del master che si chiama Material Intelligence, che abbiamo presentato al Centro Studi Americani 2 mesi fa, fra gli altri. Nel 2016 abbiamo tenuto con il nostro rettore Gino Crisci un incontro alla CRUI con tutti i rettori italiani per illustrare l'esperienza dell'Università della Calabria e fare in modo che l'intelligence diventi materia di studio nell'Accademia Italiana. Nel 2016 il nostro master è stato inaugurato da Marco Minniti, allora sottosegretario di Stato con la delega ai servizi. Nel 2017 due importanti convegni, il primo sui 10 anni della riforma della legge dei servizi e poi su Aldo Moro e l'intelligence, il senso dello Stato e le responsabilità del potere. Tutti conoscono la passione di Francesco Cossiga per l'intelligence, ma pochi sanno che il suo maestro era Aldo Moro. E poi l'anno scorso la prima edizione dell'Università d'Estate. Ma il salto di qualità, caro Presidente Guerino, lo abbiamo fatto quest'anno, con l'istituzione del primo corso di laurea magistrale in intelligence d'Italia, dove 3 dipartimenti si sono messi insieme, le scienze dell'educazione, ingegneria, economia e giurisprudenza, e grazie al nostro rettore Gino Crisci, che ha creduto con grande impegno e determinazione, e siamo riusciti ad avere l'autorizzazione del Ministero dell'Università per avviare questo corso di studi, le cui lezioni inizieranno il 1° di ottobre. Poi su Gnosis abbiamo pubblicato una riflessione su un tema determinante, che è quello dell'intelligenza artificiale e il nuovo ordine mondiale, che deve rappresentare un territorio privilegiato dell'impegno dell'intelligence. E poi abbiamo avviato di nuovo i lavori del laboratorio, individuando Carlo Mosca come presidente onorario del laboratorio, che subentra a Francesco Cossiga, e abbiamo attivato degli osservatori che intendono rappresentare per le materie di competenza delle riflessioni annuali, tipo il convegno che fa lo studio Ambrosetti ogni anno, un osservatorio sul terrorismo e il fondamentalismo islamico affidato a Stefano Piazza, un osservatorio sulla criminalità affidato ad Antonio Nicaso, un osservatorio sulla portualità affidato ad Andrea Sberze, un osservatorio sulla Cina affidato ad Antonio Selvatici. Sempre quest'anno abbiamo attivato il corso una società italiana di intelligence per farla diventare un punto di incontro di studiosi e appassionati della materia, e poi pubblicheremo un volume sempre con la Robettino che raccoglie le tesi di laurea dell'ultimo master. Negli anni precedenti, caro Presidente, abbiamo cercato di affrontare dei temi innovativi, per esempio nei lavori di tesi l'impatto di un partito islamico nel sistema politico italiano, ovvero 11 anni fa con docente Paolo Savona gli effetti dell'eventuale uscita dell'euro del nostro paese, e poi ancora le modalità di reclutamento degli operatori di intelligence a livello internazionale, e poi la difesa delle infrastrutture critiche. Temi che affronteremo quest'anno saranno quelli del disagio sociale, di grandissima attualità, perché il disagio sociale nel nostro paese si è recentemente incanalato all'interno del Parlamento con forze politiche che sono diventate forze governative, ma nell'eventualità questi esperimenti politici dovessero fallire, e speriamo di no, il disagio sociale nel nostro paese è destinato ad aumentare a livello esponenziale. Quindi è un tema importante, così come la considerazione dei processi di immigrazione che nel nostro paese sono importanti. È da notare tra questi, per esempio, che nelle scuole gli studenti, e alcuni studenti che hanno molto successo negli studi, sono figli di immigrati, quindi questo dà delle conseguenze precise all'interno del nostro paese. Così come bisogna verificare quello che sarà l'impatto dei cambiamenti climatici nei processi economici globali. Il primo di ottobre, come ho detto, inizieranno il corso di laurea
il cui bando scadrà il 18 di settembre di quest'anno, e poi le ottave edizioni del Master, che le cui domande scadranno il 30 di ottobre, e la prima lezione prevista per il 24 novembre. Abbiamo invitato alla lezione inaugurale il vice direttore del DIS, Roberto Baldoni. Nel 2019, vado alle conclusioni, abbiamo previsto un convegno su Andreotti e l'intelligence, che sono i 100 anni della morte dello statista democristiano. Essendo io settimino, tendo ad andare avanti, quindi da me siamo fatti così. Poi nel 2020 faremo un convegno dedicato a Enrico Mattei. Abbiamo già inviato delle comunicazioni all'amministratore delegato dell'ENI Descalzi. Quindi svilupperemo l'attività della Socint, il lavoro degli osservatori, e quindi ci auguriamo di poter essere tra gli altri, tra tanti altri, degli interlocutori del sistema nazionale della difesa, tra i quali anche il COPASIR. Pubblicheremo una serie di volumi, tra i quali la comparazione tra gli studi italiani e gli studi statunitensi sull'intelligence, e poi vedremo di tirare le fila di questo grande lavoro magnifico che ha portato, per esempio, nel 2013 a fare in modo che una serie di tesi discusse all'interno del nostro master diventassero poi il progetto Insider, attivato dalle Camere di Commercio nazionali e promosso dalla Camera di Commercio di Crotone, che ha collegato l'intelligence col contrasto alla criminalità. Così come nel 2017 in Catalogna, a Barcellona, abbiamo discusso la tesi del primo dottore di ricerca in intelligence d'Europa, che tra l'altro è uno studente del Master in Intelligence dell'Università della Calabria, Claudio Paia Santos. Poi quest'anno Gian Giuseppe Pili, che è un nostro docente, un nostro collaboratore del laboratorio sull'intelligence, è stato chiamato come lecturer in intelligence studies alla Dublino City University. Quindi adesso noi inauguriamo la seconda università d'estate, non potevamo che inaugurarla nel modo migliore con Lorenzo Guerini, presidente del COPASIR, politico giovane, brillante, intelligente, che ha una grande esperienza e che sicuramente farà molto bene in questo ruolo così delicato e importante. Domani proseguiremo con il colonnello Alessandro Ferrara della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che affronterà i temi delicati e importanti dell'analisi, con particolare riferimento alla criminalità organizzata. Noi, caro Presidente, viviamo in un territorio in cui, in base al principio dei 6 gradi di separazione intuito da Stanley Milgram nel 1967, siamo a poche strette di mano dai più celebri criminali, e quindi perché il tessuto è molto composito e molto spesso sono indefinibili i confini tra economia e criminalità, o anche tra politica e criminalità, e quindi su questi temi rifletteremo. Concluderemo sabato con Angelo Tofalo, il sottosegretario di Stato alla Difesa, che parlerà di tecnologie blockchain con riferimento proprio all'intelligence. Questa università d'estate quindi avrà la presenza, il saluto inaugurale del magnifico rettore Gino Crisci, che segue con particolare interesse i lavori dell'intelligence, e lo devo ringraziare perché la nostra università è stata considerata come la seconda in Italia, dopo quella di Perugia, tra i medi atenei, tra i 20.000 e i 40.000 studenti, e il magnifico rettore, lo dirà lui, tra le eccellenze della nostra università vorrebbe tra qualche tempo annoverare anche l'intelligence. Ci sarà poi il direttore del Dipartimento di Lingua e Scienze dell'Educazione, Roberto Guarasci, che ha promosso sia il corso di laurea che il master. I direttori di questa università d'estate sono Paolo Messa e Paolo Boccardelli, insieme a me. Paolo Messa è colui il quale, attraverso la rivista Formiche, attraverso il sito formiche.net, ha dato una svolta significativa alla diffusione della cultura dell'intelligence all'interno del nostro paese.
sia formiche.net sia formiche sono sempre estremamente puntuali nel seguire con grande rigore professionale le vicende che riguardano la sicurezza e l'intelligence del nostro paese con l'obiettivo preciso dell'interesse nazionale. Concludo con una riflessione del nome della rosa, che della parte finale del nome della rosa, quando Guglielmo da Baskerville si rivolge al suo allievo Adso da Melk, gli dice così: tu hai vissuto in questi giorni una serie di avvenimenti in cui ogni retta regola sembrava essersi sciolta. Ma l'anticristo può nascere dalla stessa pietà, o dall'eccessivo amor di Dio, o dalla verità, come l'eretico nasce dal santo e l'indemoniato dal veggente. E la verità si manifesta a tratti anche negli errori del mondo, cosicché dobbiamo decifrarne i segni anche là, dove ci appaiono oscuri e intessuti di una volontà del tutto intesa al male. Allora, decifrare i segni è uno dei compiti secolari delle università, la cui missione dobbiamo preservare dalle facili e persistenti derive. E in questo quadro l'intelligence forse può costituire una possibilità. Grazie Presidente Guerini per essere qua. La parola al magnifico rettore dell'Università della Calabria, Gino Miracle Crisci. Sì, sì, so perfettamente. Anche perché non è la prima volta, siamo già visti in questa bellissima sala che in video ogni volta. Infatti ho detto a mia moglie, non sappiamo dove mettere i libri. Abbiamo libri in tutte le stanze ammucchiate qua e là. Allora mi viene in mente una bellissima cosa. E devo solamente illustrare due cose. Cioè, perché l'Unital ha deciso a un certo punto, con molta difficoltà, devo dire, con molta difficoltà, e questo è il punto 2, di attivare il corso di laurea magistrale, oppure master, come dicono, perché una delle confusioni che abbiamo da quando andiamo in giro per il mondo è che noi confondiamo master, che per noi vuol dire una cosa, e master, che per loro vuol dire un'altra cosa. Per noi si chiama corso magistrale, per loro lo chiamano master, quindi ogni volta chiama fa invece noi. Allora, questo corso di intelligenza, cioè sia un master che un corso magistrale, mi creerà molto problema se ve lo spiegare. Perché abbiamo deciso di. Perché quando il professore Re Giulio ha cominciato questa avventura ormai da parecchio tempo. Beh, io per il dovere istituzionale, prima ero preside della facoltà di scienze, insomma, l'ho sempre seguito perché poi ha sempre avuto la capacità di invitare personaggi di spicco, nostra personalità, insomma, bisogna sempre andare a ascoltare perché si impara sempre qualcosa. E man mano mi sono convinto di una cosa, che l'intelligence non è più oggi 007. Cioè, non è più solo 007, cioè gli agenti speciali, quelli dei bei film, che ogni tanto per scaricare la tensione nervosa noi ci guardiamo la sera, insomma così. Ma l'intelligence oggi è qualcosa di estremamente più complicato e variegato. Allora, ascoltando tutti i personaggi, mi sembra una bellissima lezione che invece Minniti sul capire i contrasti che si stanno creando nel mondo d'oggi, come la conoscenza dei fatti storici è fondamentale. Perché solo se si va nella storia passata si riesce a capire dove l'umanità ha commesso errori mortali che poi paga oggi, perché poi oggi ed è la divisione sciiti-sunniti, il trattato del 1916 che portò alla spartizione dell'impero ottomano, fatto in un certo modo. Allora, da questo ho capito io, e per questo motivo ho difeso molto questa idea, ho capito che oggi l'intelligenza parte dalla conoscenza.
Cioè, se tu oggi vuoi affrontare, difenderti da tutti i pericoli e prevedere e prevenire tutto quello che ti può capitare nel bene e soprattutto nel male, tu devi affrontare questo problema attivando un sistema di conoscenze di tutto quello che ti circonda, quello che è stato il passato e questo che può essere la prospettiva del futuro. E questo, secondo me, lo può fare solo il sistema universitario, che dovrebbe essere, e lo è, devo dire, da questo. Devo riconoscere il sistema universitario italiano, una cosa ha sempre saputo fare bene, trasferire la conoscenza, che poi è il concetto fondativo del sistema universitario negli anni 1000, eccetera. Quello lo facciamo benissimo, anzi siamo forse, no, sicuramente siamo fra le università, sistemi universitari mondiali che lo fa meglio. Forse dobbiamo fare anche altro però oggi, però questo poi ne discutiamo un'altra volta. E quindi io ho capito che oltre a chi poi ci deve difendere con mezzi anche di un certo tipo, e mi riferisco ai servizi segreti, vecchio concetto, oggi c'è bisogno di qualcosa di totalmente nuovo, e lo può fare l'università, anzi lo deve fare il sistema universitario, perché il sistema universitario ha dentro tutte le competenze di conoscenze che riguarda economia, informatica, perché informatica è importante due volte, informatica, filosofia, storia, ha tutte le componenti dentro per creare le... E quindi a questo punto io mi sono convinto che potevamo sposare questa avventura del corso di laurea. Però poi lì ho toccato con mano quello che è il sistema universitario italiano, che è un sistema fortemente conservativo. Cioè, il grosso difetto che ha il sistema universitario italiano, e non solo il sistema universitario, io parlo del sistema universitario, ma poi vi potrei parlare di 100 altre cose, insomma, il sistema universitario è proprio è di una... è anche il ministero che ci sta sopra, lo è, e ci aiuta a conservare, a stare molto attento a non toccare quello che andrebbe toccato. E se volete vi dico, vi faccio anche solo un piccolo esempio per giustificarvi cosa intendo di conservativo. E ho picchiato un sistema conservativo, cioè quello che ancora pensa all'intelligence è lo 007, ancora l'intelligence come sistema deviato degli anni 60, che ha causato non pochi problemi in Italia, insomma. Non è stato facile farla passare in Senato, devo dire, ci siamo impegnati molto io, il professor Guarasci che è in Senato, so, alla fine, con un voto non di estrema maggioranza, però devo dire un voto decisamente positivo, siamo riusciti a farlo passare e speriamo che... E vedo che viene accolto abbastanza bene, perché noi abbiamo aperto le iscrizioni al primo corso biennale, l'abbiamo aperto l'altro lunedì e quindi sono passati 7-8-10 giorni e siamo già a... non abbiamo esagerato, abbiamo messo 35 iscritti, 19, allora siamo già arrivati al massimo, perché siamo a 15 domande già. No, siamo arrivati a 22 stamattina. Ah, 22 stamattina, ma è frenato, no, non ho avuto tempo di... cioè lui segue... Vabbè. Insomma, vedo che la risposta c'è e questo mi fa molto piacere, speriamo che è successo. Allora, giusto per la prima piccola parentesi, che forse non c'è da intendere, vi spiego come il sistema italiano è conservativo. Anni fa noi ci siamo inventati, per scimmiottare gli americani, i dottorati di ricerca. Là si chiamano i PhD, insomma. Che sarebbe il terzo livello della laurea, la laurea super specialistica, il dottorato di ricerca. L'abbiamo creata, ma non l'abbiamo aiutata. Talmente non è aiutata che noi non facciamo niente per favorire il dottorato di ricerca. Se voi andate nei paesi anglosassoni, spesso il fiorfiore dei professori che loro acquisiscono, spesso pagandoli, li usano solo per insegnare nel PhD. Solo per insegnare il PhD. Perché sanno che quella è la loro crema. Invece succede in Italia. Che io quando, questi giorni, vado a pianificare, il Senato pianifica l'offerta formativa, cioè i docenti da inserire nelle diverse materie, io non posso inserire nessun docente nei corsi di dottorato. Lo devono fare gratis. Gratis, non solo gratis, ma non fa parte quello dell'obbligo formativo, delle famose 120 ore, eccetera. Lo fanno per loro attività spontanea.
perché sono il dottorato, la gente è convinta e lo fa a titolo puramente di buona volontà. Ma si può dare insegnare di buona volontà al livello più alto della formazione? Vabbè, escono fuori i nostri dottorati, dice, poi li facciamo un'autostrada. No, non li facciamo niente, impediamo addirittura che vengano assunti, perché siccome sono il livello più alto, sono quelli che per essere assunti hanno diritto a stipendi più alti. Cosa fa lo Stato per favorire l'insedimento dell'intelligenza che noi abbiamo? Niente. E che fine fanno questi? Un po' prima entravano nel mondo universitario, quando ci davano la possibilità, poi che hanno chiuso il turnover ormai da 5 anni, è lentissimo, questi se ne vanno all'estero. Noi stiamo regalando il capitale umano migliore, più preparato che abbiamo, all'estero. Dico io, ma ci vuole tanto a capire che i dottorati sono il meglio che noi abbiamo fatto, i più preparati, gli studenti più volenterosi, più bravo e estro preparati. Vuoi creare tu un meccanismo Stato per far entrare nel sistema produttivo? Se il sistema produttivo non l'accoglie, perché costerebbe di più, usa un sistema di sgravio. Perché quando gente così preparata, l'abbiamo visto in molti casi, entra nel sistema produttivo, loro diventano il motore del sistema produttivo. La media e piccola impresa italiana, se potesse avere all'interno questa gente, con tutte le motivazioni che questa gente ha e con tutte le capacità acquisite, potrebbe fare, e non farebbe, salti di qualità impensabili. Abbiamo esempi in Calabria dove sono stati assunti giovani veramente di livello notevole che subito hanno dimostrato come le aziende possono evolversi in termini evolutivi molto meglio. L'Italia non si fa niente. Creiamo i dottorati e li spediamo per il 50% all'estero, ai tedeschi, ai francesi. Ora noi ne stiamo mandando un bel numero in Ecuador, perché abbiamo un contatto con la San Francisco University, quelli sono molto contenti di pigliarsi il meglio che noi l'abbiamo. Questo per dirvi come il sistema è conservativo. Immaginate andargli a proporre di creare un corso di laurea in intelligence. Intelligence. Però fortunatamente poi la gente è anche intelligente, oltre che intelligente, e ragiona sui fatti, e poi alla fine siamo usciti a spuntarle e ora vediamo di fargli fare un percorso di successo. Tanto per chiudere, noi siamo, come ha spiegato bene il professore Caigiuri, esiste l'intelligence armata, cioè che viene di origine soprattutto dalle forze armate, ma c'è l'intelligence, noi siamo l'intelligence di qua, non confondiamo, eh. Noi siamo il primo corso di laurea veramente fatto in Italia che esce per creare la fetta dell'intelligence della conoscenza. Grazie. Interviene il direttore del Centro Studi Americani e direttore della Università d'Estate di Sovere Mennelli, Paolo Messa. Grazie Mario, grazie alle autorità presenti, al magnifico rettore e al presidente del COPASI, l'onorevole Guerini. Voglio subito dire che per me è un onore grande, vero e sincero poter essere a Soveria Mannelli, finalmente nella biblioteca dedicata a Michele Caligiuri e davanti ad una platea di tanti amici, fra cui non posso non citare un collega vittima del professor Caligiuri, Florindo Rubettino. A lui la mia solidarietà più sentita. E l'applauso è meritato perché... E naturalmente ringraziamo i media locali e nazionali che seguono questo appuntamento. In particolare vorrei citare Radio Radicale, che è un altro soggetto che partecipa in maniera importante sul piano nazionale alla informazione buona nel nostro paese. Prima, nel suo intervento magistrale, Mario parlava del ruolo degli intellettuali che debbono svolgere il compito anche nel settore della intelligence e della sicurezza nazionale di ridurre la complessità. Io sono d'accordo, ma credo anche che noi non dobbiamo negare la complessità. E ci troviamo in un momento particolare della nostra vita repubblicana. In realtà
da poche settimane, se vogliamo, e si è avviata la legislatura parlamentare e il nuovo governo, tanta è la confusione di comunicazione quotidiana che è sempre passato un periodo molto lungo, ma in realtà siamo agli esordi e credo che dobbiamo cogliere questa opportunità, lo dico soprattutto per la presenza autorevolissima di Lorenzo Guerini, per fare un punto e, se vogliamo, un'autocritica, al fine di non trovarci fra qualche tempo nella condizione come quella che è stata descritta giustamente dal magnifico rettore dell'Università della Calabria, cioè a lamentarci delle occasioni perdute. Perché vedete, noi abbiamo come sistema paese compiuto una cesura storica, se vogliamo, fra l'idea dei servizi segreti e l'idea dell'intelligence. Io faccio coincidere questo salto logico alla riforma di cui abbiamo appena festeggiato il decennale. Naturalmente la riforma è stato un passaggio fondamentale, so che ci sono tante critiche a quella riforma e credo che sia giusto, il tema che vorrei qui molto brevemente trattare, credo che sia giusto discuterne, però lì c'è stato un cambio di passo. Quel cambio di passo ha visto, a mio avviso, una stagione intensa di sforzo, di adattamento ai cambiamenti che sono, come vediamo tutti, rapidissimi. A me pare che quella tensione che si registrava dentro e fuori la comunità dell'intelligence istituzionale e accademica ha segnato un rallentamento. Non voglio dire un fermo, ma un rallentamento. Se voi vedete oggi, ma questo avviene da un po' di tempo, la discussione è molto più centrata sulla governance. Quando vi dicono si discute sulla governance, vuol dire che discutiamo delle nomine. Noi abbiamo, e lo vorrei, fra virgolette, con garbo denunciare, una situazione per cui da settimane abbiamo i vertici di questo comparto straordinariamente importante per la sicurezza della nostra Repubblica che è in bilico in un totonomi come se si trattasse delle nomine in una azienda partecipata. Qui il tema è molto più delicato e credo che le donne e gli uomini che servono le istituzioni meritino un rispetto ben diverso da parte dei giornalisti, ma anche da parte naturalmente dei decisori politici. Si è perso, quindi, per avere questa attenzione, come diciamo educatamente, sulla governance, si è persa, secondo me, l'attenzione ai cambiamenti, alle sfide e alle minacce cui siamo sottoposti. Noi non possiamo permetterci di ridurre gli investimenti, e non parlo solo di quelli economici, parlo anche di quelli economici, che sono necessari per rafforzare questo pezzo dello Stato così centrale. Credo, lo dicevo prima, che possa anche starci un ragionamento su una sorta di tagliando anche delle norme. Penso al tema delle garanzie funzionali, penso all'organizzazione, non la governance degli uomini, ma la governance del flusso delle informazioni rispetto, per esempio, a un tema delicatissimo come il controspionaggio. Credo che sul tema cyber sia stata fatta dal allora Presidente del Consiglio e autorità delegata Paolo Gentiloni una riforma importante, ma che se non viene coltivata rischia di non produrre gli effetti positivi per cui è stata pensata e voluta. Affidare il tema della cyber security tutta all'intelligence è stata una scelta fortissima. Verrà qui il vice direttore che ha la delega specifica, il professor Baldoni. Lo dico proprio per la stima del professor, nei confronti del professor Baldoni, non possiamo lasciarlo solo. Il prefetto Pansa, il direttore del DIS, pensa ad una fondazione che possa essere il luogo dove più facilmente, non potendo fare tutto all'interno
dei cosiddetti servizi, far incontrare pubblico e privato su questa per appunto lavorare insieme sul tema della sicurezza cibernetica. Decidiamo, vogliamo farla, non vogliamo farla, ma come dire, stare nel mezzo al guado non ci porterà fortuna, perché nel frattempo non solo siamo penetrati da chiunque voglia, anche la piattaforma Rousseau, ma poi dopo noi ci troviamo anche nella condizione simpatica di non avere sufficiente cultura della sicurezza, nonostante gli sforzi che qui vengono svolti, che affidiamo noi, lo Stato, gli apparati più sensibili, la sicurezza e le nostre comunicazioni a quei soggetti stranieri che altrove nel mondo non vengono, come dire, fatti neanche accomodare davanti alla porta di casa, e noi invece entrano dove assolutamente mai dovrebbero. E quindi, come dire, a volte non soltanto subiamo gli attacchi, ma facciamo accomodare il nemico a casa nostra, perché siamo molto gentili. E un'altra questione che considero importante riguarda l'architettura istituzionale, perché io in questo credo davvero che si sia trovato nella riforma una soluzione davvero equilibrata e corretta, per esempio nel rapporto fra il Presidente del Consiglio e il COPASIR, quindi il livello esecutivo e il livello parlamentare, e dentro il livello esecutivo la competenza del Presidente del Consiglio, non di singoli ministri, è accompagnata da un luogo che si chiama CISR, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica. Quel comitato ha una capacità che i governi in questi 10 anni non hanno minimamente sfruttato. Poteva essere e dovrebbe essere il nostro Consiglio per la Sicurezza Nazionale, è un luogo in cui ogni tanto, quasi burocraticamente, ci si vede, perché il direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza relaziona su minacce più o meno incombenti e poi si fanno le nomine, si vedono altre cose. Può essere molto di più. Se riteniamo che però non funziona e riteniamo che serva un Consiglio per la Sicurezza Nazionale, pensiamo come può essere svolto. Tutto questo per dire, e ho davvero concluso e mi scuso del tempo che ho rubato, che il tema che Mario Caligiuri con tanto passione affronta e ci propone attraverso le iniziative universitarie, attraverso i libri, attraverso le molteplici occasioni che ha prima raccontato, sono utilissime, perché noi non stiamo discutendo di una materia ferma che lì, come uno dei tanti importanti libri che sono in questa biblioteca. Noi siamo dentro un percorso che è in pieno movimento e dove c'è bisogno del contributo di tutti. Negli Stati Uniti, che è naturalmente un paese al quale guardo con simpatia non solo per ragioni professionali, la comunità dell'intelligence rappresenta un pilastro. Naturalmente è diversa la comunità dell'intelligence da gli operatori dell'intelligence, ma nonostante questo, questa comunità è davvero un punto di riferimento centrale per le discussioni e le decisioni che vengono lì assunte. Ecco, io credo che questo sforzo sia meritevole e utile, e tanto più lo è in questa fase storica, rassicurati del fatto che possiamo contare su istituzioni che funzionano, intanto le istituzioni dell'intelligence, ma anche quelle politiche e parlamentari, e la presenza di Lorenzo Guerini qui questo pomeriggio è una felice conferma, e quindi sono davvero lieto con tutto il cuore adesso di lasciare a lui il microfono. Grazie. Prende adesso la parola il Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, Lorenzo Guerini. Salutiamolo con un applauso. Buonasera, grazie dell'invito, grazie per l'ospitalità in questa bellissima biblioteca. Ringrazio il Sindaco e il Comune di Soveria Mannelli, perché insomma,
mostra attenzione ai temi che sono oggetto della nostra riflessione. Un ringraziamento particolare all'Università della Calabria, al suo rettore, per le parole che ha detto prima, anche per gli spunti di riflessione che ha offerto alle nostre valutazioni, che vanno anche al di là del tema che è oggetto specificatamente del nostro incontro di oggi, ma che sono molto significative e provocatoriamente intelligenti. Lo ringrazio anche perché l'Università della Calabria da anni sta offrendo molte occasioni di approfondimento con corsi dedicati nella direzione di una diffusione della sensibilità per il tema della cultura della sicurezza. Della cultura della sicurezza. Faccio gli auguri per il corso di laurea che vedrà la partenza nelle prossime settimane. Credo sia stato un atto di coraggio, di volontà, di lungimiranza che ha saputo, come dire, mettere a frutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, che dovrà essere supportato con competenza, con intelligenza, con forza, perché credo che sia un'occasione utile per la Calabria, ma più complessivamente per il Paese. Ringrazio Mario Caligiuri per il suo instancabile, diciamo così, impegno intellettuale organizzativo per allargare la conoscenza sui temi dell'intelligence nel mondo contemporaneo. Credo che sia una testimonianza di sensibilità, di attenzione e di impegno molto, molto importante, un impegno che trova nella presenza di una casa editrice così apprezzata come la Rubettino, che ha dedicato una collana specifica al tema dell'intelligence, un volano importante per raggiungere un pubblico ancora più vasto rispetto a quello che riusciamo a raggiungere in occasioni di questo tipo. Un saluto particolare a Paolo Messa, che ritrovo qui. Grazie anche per le stimolanti riflessioni, per il saluto non formale, credo che sia, insomma, abbia offerto alla nostra riflessione qualche indicazione importante a 11 anni dalla riforma, che credo valga la pena. Noi come Corpasi vorremmo affrontare, vorremmo dedicare parte del lavoro ad una riflessione sulla riforma con molta prudenza, con molta intelligenza, con molta attenzione, con capacità di ascolto, però insomma credo che sia giusto dopo fare sempre un bilancio, insomma, dopo più di 10 anni dalla costruzione della riforma. Saluto a tutte le autorità presenti, in particolare mi sia consentito salutare i rappresentanti delle magistrature e della forza dell'ordine e ringraziarli per il loro impegno quotidiano, instancabile, a tutela delle nostre comunità e della nostra sicurezza. Grazie per la vostra presenza e grazie a tutti voi per la presenza di oggi. Io ho avuto questo onore di ricevere l'invito a tenere la lezione inaugurale di questa edizione dell'Università dell'Estate sull'Intelligence e mi sono predisposto a svolgere questo compito partendo dal ruolo di presidente del COPASIR, del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che da poche settimane mi trovo a ricoprire, perché ha ragione Paolo, insomma, l'avvio di questa legislatura è stato un avvio abbastanza complesso, sembra passata un'eternità, però una nuova maggioranza si è formata 3 mesi fa e un nuovo governo è partito 3 mesi fa e gli organismi parlamentari hanno avuto poi uno sviluppo che ha seguito quei passaggi, quindi diciamo le presidenze delle commissioni bicamerali si sono determinate verso la fine del mese di luglio, quindi da poche settimane che ho questo ruolo. Però cerco di, come dire, di fare questa lezione, tra virgolette, inaugurale di questa edizione, con appunto un occhio particolare al ruolo che svolgo e soprattutto con uno sguardo particolare al rapporto tra il mondo dell'intelligence e delle agenzie operative con i diversi livelli di responsabilità della politica e del Parlamento. E vorrei proporvi prima di tutto un approccio più generale, uno sguardo più vasto, inserendomi nel percorso che anima l'impegno dell'università, così
prima richiamato dal Rettore, per la diffusione di una riflessione tesa a sensibilizzare l'intera collettività nazionale sull'importanza della tutela degli interessi nazionali. Non più, lo si richiamava prima anche con riferimento, l'ho fatto il Rettore, con riferimento alla cinematografia, non più relegati nella loro oscura e segreta nicchia, ma concretamente inseriti nei valori del cittadino, individuali e collettivi. Tradotto, l'impegno per una diffusione di una cultura per un'intelligence partecipata. Naturalmente occorre distinguere la cultura della sicurezza dalla sua operatività, che deve necessariamente confrontarsi in spazi competitivi e minacce gravi di rischi con la segretezza, ma tuttavia credo sia utile per tutti porsi in una prospettiva che possa aiutare a capire perché l'intelligence oggi assume un ruolo decisivo per capire dove sta andando il mondo. Perché ciò che contraddistingue il lavoro di intelligence è sempre di più la capacità di analisi approfondita per interpretare il presente e per prevedere il futuro. Qui si inserisce sicuramente anche l'aspetto decisivo della prevenzione, ma in particolare questa funzione dell'intelligence è indispensabile certamente per tutelare gli interessi nazionali, ma più in generale anche per avere gli strumenti per affrontare i mutamenti sempre più rapidi e sempre più profondi che attraversano la nostra realtà, la contemporaneità, in tutti i suoi aspetti sociali, economici, tecnologici e culturali. Leggere, analizzare, interpretare, informare sono tutte caratteristiche che fanno sì che l'intelligence sia uno sguardo tanto particolare quanto decisivo sull'oggi e sul domani, sulla temperatura di ciò che si muove nel mondo, insieme ma anche oltre le minacce specifiche alla sicurezza nazionale. D'altronde il professor Caligiuri ha proprio al tema dell'etimologia del termine intelligence ha dedicato alcune riflessioni che ho avuto modo anche di recuperare questa mattina mentre venivo verso di voi. Nessuno può negare che ancora oggi, quando nell'opinione pubblica si parla di servizi, l'aspetto della segretezza è quello che risalta di più, forse affascina di più. Basta leggere i giornali per rendersene conto. Ma lo sforzo di diffusione di una cultura della sicurezza è certamente ancora da perseguire. E ancora più meritorio da questo punto di vista il lavoro che viene fatto anche in questa realtà per far capire che anche grazie all'intelligence che possiamo capire meglio il mondo e quindi tutelare meglio i nostri interessi e la sicurezza di tutti. Un servizio essenziale innanzitutto per il decisore politico e per il legislatore, ai quali vengono forniti dati e informazioni che possono aiutare in modo importante la loro funzione di governo e di produzione di provvedimenti e scelte efficaci perché informate. Si citava prima la riforma del 2007, l'ho citata più volte Paolo Messa nel suo intervento. Io credo che possiamo dire che la riforma del 2007 abbia recepito questo necessario mutamento di approccio, innanzitutto prendendo atto che il mondo era cambiato, attraversato da nuove sfide, ormai estranee alla logica blocchi della guerra fredda, non più connotate nettamente ma interdipendenti e trasversali. In più, l'attacco terroristico alle Torri Gemelle del 2001 ha segnato uno spartiacque fondamentale nella comprensione di questi temi. È così mutato in concreto l'approccio. La tutela della sicurezza nazionale non va più vista solo in chiave difensiva, sul modello militare di polizia, ma anche propositiva, quale protezione attiva degli interessi politici, militari, economici, scientifici, industriali dei singoli paesi e quindi anche dell'Italia. L'innovazione normativa, oltre alla promozione culturale e all'apertura, per quanto possibile ed utile, della campana di vetro intorno ai temi dell'intelligence, ha portato significativi cambiamenti nella struttura del sistema informativo, sia nel comparto, sia rispetto a forme di garanzia e tutela di cui il COPASIR è espressione fondamentale. Dal punto di vista organizzativo, ma che dà il segno del mutamento di prospettiva, il cambiamento rispetto alla legge 801 del 77 è davvero profondo ed incisivo. Se allora i servizi erano sotto la responsabilità del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa e quindi sottoposti ad un'autorità politica settoriale, oggi con la riforma del 2007 il comparto si è costituito attraverso un disegno molto più coordinato e capace di comunicare e cooperare.
Sommariamente, qua ci sono molti esperti, però ci sono anche dei ragazzi che insomma, devono essere informati, come si delinea il comparto dopo la 124? Al vertice il Presidente del Consiglio, è stato prima richiamato anche qui da Paolo Messa, cioè da chi rappresenta il governo nella sua collegialità e ne indica l'indirizzo politico. Un'innovazione importante che è dal segno della consapevolezza di un mondo cambiato, ma anche dalla volontà di individuare una responsabilità collegiale. Il Presidente può poi avvalersi di un'autorità delegata che per la peculiarità del ruolo non può avere altre competenze di governo. In ultimi governi in alcuni casi hanno nominato l'autorità delegata, il governo Renzi aveva nominato allora l'onorevole Marco Minniti, il Presidente Gentiloni e il Presidente Conti invece hanno ritenuto di tenere per sé la delega. Il secondo soggetto, lo ha richiamato prima anche qui Paolo Messa, ma lo voglio richiamare anch'io, è il CISR, cioè il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dall'autorità delegata, se nominata appunto, e dai ministri degli esteri, dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Il Comitato deve svolgere un ruolo importante, uso deve svolgerlo, ok? Perché fissa gli indirizzi delle scelte di intelligence, ossia le esigenze di conoscenza, che diventeranno poi gli obiettivi, le linee operative delle articolazioni sul campo. Il CISR deve individuare le esigenze di tutela e di conoscenza che si traducono in obiettivi che i servizi devono perseguire, secondo assegnate priorità di tempo e di importanza. I servizi quindi, da questo punto di vista, operano da una parte secondo rotte ben tracciate e pronti a rendicontare gli esiti, dall'altra svolgono anche quelle attività di analisi che servono a comunicare come e quanto cambino le minacce e quali novità sul terreno possano costituire le sfide del domani. In tal modo il livello politico può avere una visione anticipata dei rischi e può rimodulare le sue richieste di sicurezza. Io credo che il CISR possa svolgere una funzione, deve svolgere una funzione importante e fondamentale. Credo sia giusta l'osservazione di Paolo di una riflessione intorno all'esperienza che sta alle nostre spalle, però credo che appunto l'individuazione che la norma ha fatto di questo momento come luogo, di questa realtà come luogo di una visione collegiale di diverse competenze intorno ai temi che riguardano la sicurezza nazionale sia tema che dal punto di vista del livello del decisore politico sia da salvaguardare, da preservare, da correggere se necessario, da sviluppare, da utilizzare appieno, ma io credo che sia la scelta, la prospettiva, l'indicazione emersa dalla norma ancora valida. Terzo elemento del comparto, il tema del DIS e delle agenzie, la realtà del DIS e delle agenzie. Il DIS ha funzione di coordinamento e di analisi strategica ed è sostanzialmente il filo di collegamento tra il livello politico e quello operativo. E poi abbiamo le agenzie, l'AISI, che ha competenza interna in materia di controspionaggio, e l'AISE, che ha competenza all'estero in materia di controproliferazione. È prevista quindi una ripartizione territoriale interno-esterno, ma con un elemento di coordinamento, il DIS, che garantisca unitarietà e programmazione e che risponda al Presidente del Consiglio. E l'attività del DIS in questi anni è francamente cresciuta, si è sviluppata andando a valorizzare al meglio questa funzione di coordinamento molto importante. Sotto la descrizione organizzativa si capisce che la legge 124, che poi è stata aggiornata dalla 133, illustra il processo di intelligence come un flusso circolare di bisogni e di notizie. Non è un caso che a fronte di esperti di polizia o militari idonei a fronteggiare le sfide tradizionali è previsto, ed è stato richiamato prima da molti dei vostri interventi, il reclutamento di personale con spiccate attitudini ed esperienze nel mondo industriale, economico, scientifico ed universitario. Il vostro esempio, quello della vostra università, spero si possa allargare ad altre realtà universitarie, sapendo che già in questi anni, grazie anche all'opera di Marco Minniti, queste realtà universitarie sono state più volte coinvolte. L'integrazione di così tante diverse esperienze, soprattutto in ambito informativo, è utile per creare un ambiente professionale dinamico
che deve essere sempre più capace di intercettare lo spirito mutevole in modo sempre più rapido del tempo che viviamo. All'interno di questa circolarità di informazioni si inseriscono il ruolo e i compiti del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che già nella sua composizione, diciamo così, dà il senso del ruolo che deve avere. È l'unica realtà, è l'unica commissione, l'unico organismo che è composto da 5 deputati e 5 senatori, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Non si rispetta, cioè, nella composizione del comitato l'indicazione del voto, ma c'è una proporzionale del voto, ma c'è una rappresentanza paritaria di maggioranza e di opposizioni. Anche l'elezione del presidente, che è eletto all'interno dei componenti di minoranza, dà il senso della funzione di garanzia che questo comitato, che il comitato deve avere. La legge 124 dedica al COPASIR il capo quarto, individuandone precisamente funzioni, ambiti e limiti. E qual è l'importanza del COPASIR? Io credo che l'importanza del COPASIR risieda nel fatto di essere una rappresentanza del Parlamento, che luogo in cui si esprime la sovranità popolare e attraverso il quale al popolo è garantita la piena sovranità anche sul sistema di intelligence secondo i dettati della Costituzione. Il controllo del COPASIR è sistematico e continuativo, cioè non è solo mera attività tecnica di verifica di congruità e di correttezza dell'attività svolta. Posso testimoniarlo personalmente, avendone appunto fatto parte anche nella scorsa legislatura. Sia chiaro, non sempre è chiaro per tutti, il COPASIR non ha competenza di influire sugli indirizzi di operatività e sulle operazioni progettate o in corso, ma non è nemmeno un organo meramente consultivo. La legge è chiara. Il Comitato verifica in modo sistematico, sto leggendo la previsione di legge, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. In queste poche righe io credo che si condensi il rilievo, la delicatezza dei compiti di questo Comitato. Attraverso la relazione semestrale dei servizi segreta e le audizioni di volta in volta ritenute necessarie anche esse segrete, il Comitato assiste permanentemente alla vita dell'intelligence, ne verifica l'aderenza alle cornici e alle aspettative costituzionali. Tuttavia, e qui torno, alle considerazioni iniziali. E torno alle considerazioni iniziali. Attraverso l'operare del Comitato, attraverso il suo operare, il Comitato ha la prerogativa di poter acquisire dal sistema di intelligence quello sguardo sul mondo e sulla sua temperatura che è di estrema utilità. E insieme diviene il Comitato di fatto un luogo privilegiato che consente di cogliere le eventuali difficoltà sistemiche, le nuove necessità, di focalizzarsi sui temi e sulle sfide emergenti e di focalizzarsi sui bisogni di eventuali interventi di assestamento funzionale del comparto. Quindi colgo da questo punto di vista le osservazioni, diciamo, di Paolo Messa come un contributo alla riflessione che il Comitato può compiere. Quindi, senza partecipare al momento di indirizzo, che è di competenza organizzativa, il ruolo parlamentare è comunque attivo e idoneo a controllare, ma anche a migliorare, il sistema informativo nazionale. Si comprende bene, quindi, come conseguentemente siano fondamentali alcuni aspetti del lavoro del Comitato. Questo lo dico, diciamo, lo dico qui, ma dovrei dirlo anche in altre occasioni. La riservatezza, innanzitutto. Entrare in possesso di informazioni interne al lavoro dei servizi, nelle pieghe delle operazioni anche in corso, impone ovviamente la massima sensibilità verso dati che mettono a rischio sia la sicurezza nazionale sia quella degli operatori sul campo. Ecco la ragione della segretezza imposta dalla legge, sia delle audizioni, sia dei documenti, sia delle sedute del Comitato, e la riservatezza che viene chiesta anche con responsabilità penali ai componenti del Comitato stesso. Così come è da applicare la massima attenzione e ponderare e calibrare gli interessi nazionali con quelli privati,
Mi spiego, è ovvio che negli ambiti più esposti alla sicurezza le misure presuppongono la graduazione dei diritti privati, che gemmai devono essere compressi ma che possono essere attenuati nel rispetto costituzionale. Abbiamo un impianto normativo assai apprezzato da questo punto di vista, anche all'estero, ove i vincoli e rigori sostanziali e procedurali sono chiari. Tuttavia, proprio in tale ambito, il Comitato può esercitare utilmente la sua azione preventiva, collimando attività, obiettivi e necessità di tutto il comparto. Insomma, siamo di fronte ad un sistema integrato di intelligence che negli 11 anni della riforma, possiamo dire, ha svolto il suo compito con efficacia. Ovviamente il mondo si è ulteriormente mutato, nuove sfide si presentano e la velocità di questi cambiamenti è aumentata in modo esponenziale. Altrettanto ovviamente il sistema di intelligence è chiamato ad affrontare questa inedita realtà, anche con le valutazioni che prima sono state fornite in ordine ad alcuni punti della riforma che necessitano di un ulteriore approfondimento e magari anche di una messa a punto. Le richiamava prima Paolo Messa, ad esempio il tema delle garanzie funzionali. Sul cambiamento con il quale il sistema di intelligence è chiamato a confrontarsi e sulla realtà inedita anche rispetto ad 11 anni fa che oggi si presenta ai nostri occhi, faccio riferimento tra i molti altri ad alcuni temi per capire quale sia il presente, con quale fare i conti e il possibile futuro che ci aspetta. È possibile parlare di uno snodo evolutivo che attraversa la nostra civiltà tra globalizzazione, tecnologia, nuove logiche di comunicazione, crisi della rappresentanza politica associativa e disintermediazione digitale, mutamento profondo del contesto in cui viviamo, che si sta realizzando ad una velocità senza precedenti e che sta intervenendo in modo significativo nella vita quotidiana di ciascuno di noi, ma anche nelle strutture sociali e politiche, non solo nel nostro paese, ma più complessivamente della realtà occidentale. In tale clima, ragionare sulla sicurezza, su cosa significhi per oggi per le persone e per gli Stati, è indispensabile per capire quali strade efficaci intraprendere per garantirla, quale precondizione per lo sviluppo della convivenza civile, nazionale ed internazionale. A questo tema, il tema del comprendere l'importanza della sicurezza per garantire lo sviluppo della nostra convivenza civile, nazionale e internazionale, credo che abbia dedicato opportunamente e proficuamente in questi anni impegno ed attenzione anche dal punto di vista della capacità di farlo comprendere all'opinione pubblica l'ex ministro Minniti, ma io credo anche altre figure, altre realtà e anche le realtà come le vostre che appunto a questo tema dedicano attenzione e impegno. Bisogna far crescere questa sensibilità, bisogna far crescere questa cultura e credo che il lavoro che voi svolgete da questo punto di vista è un lavoro importante che deve essere ancora di più rafforzato e sostenuto perché contribuisce a far crescere dentro la nostra comunità nazionale una consapevolezza che forse fino in fondo non è ancora pienamente realizzata. Sta di fatto che oggi ci riconfrontiamo con una situazione nuova in cui le manifestazioni della minaccia già conosciute se ne aggiungono di inedite, indefinite, legate a rischi sempre meno calcolabili. Si pensi a tutto il settore cyber che attraversa ambiti diversi del vivere comune. Non è certo una novità, ma è certamente rimane una sfida il venir meno non solo concretamente, ma anche concettualmente del principio di confine, che molto a lungo ha governato la vita delle persone, delle comunità e degli stati. Il che si traduce in una sempre più marcata interdipendenza sia dei rischi sia dei possibili interventi. Non esiste più un rischio isolato o isolabile, circoscrivibile o fronteggiabile con un'esperienza singola. Le criticità si espandono e migrano da un settore all'altro, così che ciò che ieri appariva ragionevole e rassicurante oggi appare non più esaustivo. A mali nazionali ed interni si saldano interessi transnazionali e al contrario molte criticità internazionali si trasferiscono in aree diverse. A questo livello si innesta l'importanza, a mio parere, di una discussione ampia e articolata intorno ad una dimensione europea dell'intelligence.
Nessuno è così ingenuo da non sapere che in ambito europeo gli interessi specifici dei singoli Stati hanno ancora un ruolo molto importante in diversi settori, così come è evidente che la collaborazione tra i diversi sistemi di intelligence nazionali ha fatto progressi e continua a farli. Credo però che se l'Europa, di fronte al fatto che la competizione globale è in aumento e sempre più intensa a tutti i livelli, voglia continuare ad avere un ruolo forte nel mondo, non possa che approfondire ulteriormente l'aspetto di un'integrazione sempre più coesa anche sul versante dell'intelligence. Anche alcuni eventi terroristici avvenuti sul territorio europeo negli ultimi anni ci dicono che questa è la strada che non possiamo non percorrere. Il partenariato diventa essenziale sia oggi non a blocchi ma a geometrie variabili, perché un alleato, lo diceva prima Caligiuri, contro il terrorismo può essere un competitor nello scacchiere economico globale. Anche in questo caso la cronaca di questi giorni, di queste settimane, ci viene in aiuto per affermare che è proprio così. Discorso a parte, ma ovviamente centrale, il digitale. Grande opportunità di progresso, ma come fattore di potenziamento generalizzato anche motivo di ulteriore vulnerabilità. La sua capacità di connettere persone e comunità certamente corrisponde ai nuovi bisogni globalizzati, ma come tutte le realtà che incidono profondamente nella vita quotidiana anche degli Stati, è ambito che offre a chi si muove nelle legalità nuove opportunità di azione. Per non parlare delle centrali di terrorismo internazionale e al loro utilizzo delle piattaforme digitali anche in termini di propaganda e reclutamento nel territorio europeo. E infine alle nuove frontiere del riciclaggio del denaro attraverso evoluzioni tecnologicamente sofisticate del money transfer o sistemi derivanti dallo sfruttamento delle nuove valute virtuali. Ancora più delicato e oggetto di discussione tanto a livello nazionale quanto a quello internazionale da tempo, ma anche nei nostri giorni e con riferimento anche al nostro paese, è il tema relativo alla gestione dei big data. La diffusività dei network, delle piattaforme dell'informazione e dei servizi digitali, ormai vere appendici dell'esistenza individuale e sociale, consentono ai grandi gestori privati la massima aderenza alle preferenze e alle aspettative dell'utente, alimentando così un'ulteriore sorgente informativa, cioè i metadati, che se malevolmente utilizzata può sfociare in opportunità di condizionamento generalizzato anche in ambiti non propriamente commerciali. L'intelligence quindi è chiamata a tutelare le infrastrutture nevralgiche del paese da attentati o intrusioni cyber, ma vigila anche su possibili deviazioni dello spazio virtuale e degli attori che vi operano, a danno dell'indipendenza e dell'autonomia dei cittadini. Tema, diciamo così, molto attuale, che è stato oggetto anche di polemica politica nelle scorse settimane. Io faccio un invito, toglierei il tema dalla polemica politica e lo metterei invece nel giusto cono d'attenzione che la questione merita per la convivenza democratica e per l'importanza che il tema riveste nella nostra vita quotidiana di singoli, nella nostra vita come aggregazione sociale e nella vita degli Stati. Concludo. In un contesto tanto complesso ed impegnativo, la funzione politico-decisionale assume un ruolo decisivo per promuovere e gestire i necessari processi di sviluppo e di innovazione. Il cambiamento permanente, tipico di un clima storico fluido come il nostro, impone una regia costante che lega i cambiamenti, ne sfrutti le opportunità, riducendo al contempo le vulnerabilità. Il bisogno di conoscere, quindi, assume un'inedita centralità e la gestione delle informazioni, che nella nostra società globalizzata e complessa è sempre più elaborata e richiede competenze sempre più affinate e diversificate, costituisce una delle fasi più delicate e sensibili del processo che porta a definire numerose scelte politico-strategiche. L'intelligence, d'altra parte, sa di doversi evolvere ed adattare ai continui mutamenti di ordine sociale, economico, culturale, scientifico e strategico che avvengono all'interno del Paese e nei contesti internazionali. Questo per essere in grado di fornire al proprio interlocutore istituzionale un flusso di informazioni utili al processo decisionale. Per tale motivo l'intelligence è uno dei fattori competitivi del decisore, e nella sua capacità di innovarsi, di adattarsi, di aggiornarsi in tempi rapidissimi, è in grado di cogliere il mutamento degli orizzonti informativi e delle minacce ai primi segnali decodificabili,
In questo contesto anche il Parlamento, attraverso il COPASIR, è elemento strutturale importante, secondo i compiti che gli sono assegnati, a tutela della sicurezza di tutti e a garanzia del nostro Paese. Ecco perché investire nella ricerca, nell'approfondimento e nell'analisi di ciò che è e può essere il sistema nel suo complesso è decisivo sia per tutelare gli interessi nazionali, sia per far capire che l'intelligence è un servizio essenziale dei cittadini. Per questo è ancora più apprezzabile questa vostra realtà, di cui vi ringrazio. E grazie ancora per l'invito, grazie per il vostro lavoro e mi auguro che da qui, da questa realtà, possa nascere un buon indirizzo positivo per il lavoro che l'Università della Calabria sta facendo, ma più complessivamente per accrescere la sensibilità del nostro Paese sui temi della sicurezza e dell'intelligence come fattore di rilevanza e straordinaria opportunità per la nostra convivenza e per la nostra competitività. Grazie e buon lavoro. Ringraziamo il Presidente Guerini per questa lunga, articolata, approfondita lezione inaugurale che avvia nel migliore dei modi questa nostra seconda edizione dell'Università d'Estate sull'Intelligence. Allora, prima di concludere vorrei ringraziare l'Associazione Telematica Liberi e TV, il Presidente Riccardo Graziano, e l'Associazione Culturale Fiore di Lino e Antonio Bruzzesi, il suo Presidente, e ringraziamo Radio Radicale che segue le nostre lezioni. Poi ringraziamo anche Pasquale Motta dell'AC, Luigi Salsini di Colnews, Raffaele Cardamone del Reventino e Saverio Paletta di Indigesto. Vorrei solo sottolineare un aspetto del Presidente Guerini, che ci ha ricordato che l'intelligence è uno strumento fondamentale per comprendere il presente e poter anticipare il futuro, quindi una sorta di stazione meteorologica di quello che sta accadendo nel mondo. Quindi grazie Sindaco Sirianni, grazie Rettore Crisci, grazie a Paolo Messa e grazie a Lorenzo Guerini, che salutiamo di nuovo con un applauso.